di questa idea che nasce una signora siciliana, Moncada, nobile famiglia siciliana, la quale ha l'idea di mettere insieme palazzi storici, dimore storiche e musica. E quindi la formula è che si offre ai musicisti ospitalità e loro gratuitamente donano la voce. Castello di Rossignano è entrata in questa rete, in questa proposta da poco, quindi oggi è il primo concerto che noi abbiamo il piacere di ospitare dal complesso Chinari, che come avrete letto in giapponese significa stoffa grezza, stoffa ancora non lavorata, non pulita, perché uno dei loro obiettivi dal punto di vista musicale è quello di recuperare testi spartiti che non sono stati molto suonati, e quindi sono, loro dicono, delle ombre del panorama musicale che hanno piacere di suonare e di far conoscere. I nostri quattro amici hanno studiato, alcuni naturalmente, i due giapponesi hanno studiato in Giappone, i due italiani tra Perugia, Roma, Napoli, e le due giapponesi hanno studiato anche al Conservatorio di Perugia, per cui stasera, diciamo, ci sta un po' una presenza siciliana, perugina, giapponese, napoletana. Io non vi trattengo ulteriormente perché voi dovrete sentire la musica. C'è un meraviglioso pezzo di Mahler e un altrettanto meraviglioso pezzo di Mozart, per cui vi invito a venire. Ha bisogno di due note a margine perché è il primo quartetto
dedicato veramente a questa formazione in forma piena e sincera. Diciamo che il quartetto con il pianoforte è una formazione un pochino strana, scuria. Il trio per pianoforte era stato consolidato negli anni da il suo insegnante Haydn come una delle formazioni più interessanti. Abbiamo delle domande. Fondamentalmente, che succede? Che il programma del... Thank you.
Thank you.
Thank you.
Thank you.
Thank you.
Grazie ancora.